Tre ganache che vi faranno innamorare. Allora partiamo con la ganache montata alla vaniglia. Panna. La bacca di vaniglia. Che profumo, ragazzi. Prendiamo la bacca di vaniglia, incidiamola per il senso della lunghezza. Quella che sto utilizzando io è una bacca Tahiti. Allarghiamo leggermente il baccello e col dorso del coltello prendiamo tutta quanti i semini centrali. Mettiamoli nel pentolino con il latte e ovviamente aggiungiamo anche la bacca svuotata. Passiamo a fuoco medio e adesso dobbiamo farla arrivare a bollore. Mescoliamo ogni tanto, nel frattempo mettiamo in ammollo la gelatina in acqua fredda, mi raccomando, ben fredda che sia immersa. Quando la panna arriva sul punto del bollore, mettiamo la gelatina strizzata, spengiamo il fuoco, mescoliamo bene per farla sciogliere. Mescolate bene, mi raccomando, sul fondo e sui bordi, perché tende ad attaccare. A questo punto, in una ciotola, mettiamo il cioccolato bianco tritato, versiamoci la panna con l'infusione di vaniglia, uniamo il mascarpone e adesso con un frullatore di immersione per avere emulsione perfetta cominciamo a mixare un paio di minuti in questo modo, in modo da eliminare tutti quanti gli eventuali grumi ed emulsionare bene il composto. Solo alla fine aggiungiamo la dose di panna fredda e continuiamo ad emulsionare per circa 2 minuti. Copriamo con la pellicola a contatto. Mettiamola a contatto, in questo modo non formerà la pellicina. E adesso riposo frigorifero 6-8 ore. E adesso invece vediamo la ganache montata, ma al gusto caffè. Il caffè lo tostiamo in forno, così sprigionerà tutti i suoi profumi. C'è un profumo pazzesco. Prendiamo un pentolino, mettiamoci il caffè scaldato, aggiungiamo la panna fresca e adesso dobbiamo portarla a bollore sul fuoco, fuoco medio. Copriamo molto bene la pentola con la pellicola, facciamo in modo che aderisca bene ai bordi, perché noi dobbiamo creare un'infusione per avere tutto il meglio dal caffè. Questa è l'operazione che dobbiamo fare, perché adesso man mano che la panna comincerà a bollire si gonfierà la pellicola e dal momento che si gonfia, vedete, muoviamo leggermente, guardate come si sta gonfiando, vedete come gonfio? Spengiamo e lasciamo in infusione 30 minuti. Gelatina, acqua fredda. Dopo riposo. La gelatina. La panna fredda. Frulliamo con un mixer di immersione con tutti quanti i grani del caffè. Cerchiamo di spezzarli il più possibile, avremo tutto quanto il suo aroma all'interno della panna. In una ciotola mettiamo il cioccolato bianco tritato. Adesso con un colino filtriamo tutta quanta l'infusione di caffè. Vedete? Ovviamente il caffè spezzettato lo dobbiamo buttare, non può essere recuperato. Filtriamola tutta quanta, bella calda sul cioccolato e come prima con un mixer di immersione emulsioniamo bene. Un paio di minuti, elimineremo tutti quanti i grumi, vedete diventerà bella liscia. Il profumo di caffè è incredibile. Copriamo con la pellicola a contatto. Mettiamola a contatto, in questo modo non formerà la pellicina.
adesso riposo, frigorifero 6-8 ore. Per ultima la ganache montata invece al cioccolato. Panna. Mettiamola a scaldare a fuoco medio, deve solamente arrivare sul punto di ebollizione ma senza bollire. Nel frattempo mettiamo sempre in ammollo la gelatina in acqua fredda immergendola bene. Quando la panna è calda, in una ciotola mettiamo il cioccolato tritato, ci versiamo sopra la panna ben calda, la gelatina strizzata, prendiamo un mixer ad immersione e come prima cominciamo ad emulsionare. Vedremo che in questo caso il composto iniziale sarà leggermente più denso, in questo modo, ma sempre senza grumi. Solo arrivati a questo punto, aggiungiamo la seconda dose di panna, quella fredda. Continuiamo ad emulsionare per circa 2 minuti. Inglobiamo tutta quanta la panna, avremo un'emulsione bella liscia. Copriamo con la pellicola a contatto. Mettiamola a contatto, in questo modo non formerà la pellicina. E adesso riposo, frigorifero 6-8 ore. Eccole fuori dal frigo e adesso dobbiamo montarle. E dopo il riposo in frigorifero, ecco le nostre ganache. Quella alla vaniglia, bella densa. Quella al caffè, anche questa bella liscia. E quella al cioccolato. Mettiamole in una ciotola della planetaria oppure in una ciotola più ampia se usiamo le fruste elettriche. Puliamo sempre bene la ciotola per non sprecare ovviamente il prodotto, la nostra frusta, e cominciamo a montare. Partiamo dalla velocità più bassa, saliamo piano piano. Queste possono montare anche 6-7 minuti. Quando sono belle, dense e stabili potete smettere. Quella alla vaniglia, questa invece è quella al caffè e per ultima allo stesso modo quella al cioccolato. Portate la frusta alla velocità massima e mi raccomando, adesso le vostre ganache montate sono pronte per decorare delle torte, come inserti per delle torte moderne, per dei cupcake, per le cream tart, per dei dolci al cucchiaio. Sono praticamente universali e non smontano in frigorifero. Io le utilizzate anche per decorare una torta. Il risultato è davvero fantastico. Io vi ringrazio per aver visto questo video e se vi è piaciuto mi raccomando iscrivetevi al mio canale per non perdervi i successivi.